E ora l'appuntamento è con il caos di Maggie, la rubrica di Claudia Maggiurana. Oggi ci parla di outfit invernale, vero Claudia? Ma che freddo fa! Ma che freddo fa! Ciao Gloria! Allora, anche da te fa freddo? Per la trasmissione Spunti e Spuntini e per la puntata del caos di Maggie, oggi in queste giornate così freddolose non potevo che non parlarvi del copricapo, o quantomeno di avere un'idea dell'outfit che può essere utile in questi giorni così freddi. Anche perché, cara Gloria, devi sapere che noi ci stiamo avvicinando ai cosiddetti giorni della merla, che sono quei giorni così più freddi dell'anno, dove veramente le temperature possono scendere. Siccome siamo così amanti delle previsioni meteorologiche, che siamo sempre tutti sintonizzati per sapere quali saranno le temperature del giorno dopo, e così sappiamo anche se si rispetteranno le previsioni che sono state date dai nostri carissimi meteorologici, possiamo dire che è necessario avere anche un abbigliamento adeguato, perché se non siamo tutti amanti della montagna, soprattutto non siamo pronti per la neve, perché dobbiamo sapere che nonostante i piani di emergenza della neve, non siamo mai pronti, soprattutto in Umbria, perché ci coglie sempre impreparati e quindi, non essendo amanti, ci dobbiamo un po' attrezzare. Allora, direi innanzitutto che, come vedi, sto indossando un cappotto che mi rende chicchissima, perché il cappotto è un must invernale che va sempre di moda, molto importante, che ci dà quell'eleganza, ma ci tiene anche molto molto e tantissimo caldo. In verità, se dobbiamo fare una parte più sportiva o addirittura se, come l'altro ieri, andare a fare il nostro pupazzo di neve fuori, sicuramente dovremmo indossare una giacca vento, perché quella ci protegge dal freddo e ci lascia comunque caldo. E ci fa comunque sentire caldo, però ci protegge dal vento e dalla pioggia e anche da altre condizioni meteorologiche avverse. Ma la cosa più importante, Gloria, che ti voglio dire è che, nonostante le temperature, noi in questo periodo dobbiamo imparare ad usare il copricapo, soprattutto certi tipi di copricapo che ti farò vedere, che sono molto chic, molto particolari. Sono dei copricapo veramente di grande tendenza, ma che soprattutto ci aiutano e ci proteggono dal freddo. Allora, ne esistono vari tipi. Ora partiamo anche da quelli più semplici. Se vogliamo una cosa, diciamo, un pochino più sullo stile francese, possiamo avere, guarda qui, un bellissimo berretto con visiera. E come vedi, calza subito nella nostra parte superiore della testa e ci tiene molto coperti e ci tiene abbastanza caldo. Ma io direi anche che potremmo indossare, perché anche queste fanno parte un po' di noi, anche degli splendidi occhiali da sole, che sono però con lenti chiare, che noi possiamo utilizzare anche sia per stare in casa, ma anche per uscire a fare la spesa. Se invece sentiamo più freddo, possiamo mettere una cosa che a me piace tantissimo, che è il colbacco. Ora ti faccio vedere come si indossa. Allora, come vedi, il colbacco ci dà subito una grande personalità, no? Nel periodo invernale. Ci tiene molto caldo e può essere di tanti e svariati colori. Come vedi, io ne ho usato uno rosa cipria e sotto invece ho utilizzato il color cammello. Questo è il colbacco, quello tradizionale, ma a quello tradizionale se ne aggiunge un altro che è molto molto carino e simpatico, che ti faccio vedere, con pompon, che ha in più in dotazione il paraorecchie. Questo si può portare sia così, ma si può anche portare legato in alto, andando poi a, diciamo, giungere le codine, e si può portare legato in questa maniera. A me personalmente piace molto più così, sciolto. Se
se vogliamo essere proprio super 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 scicchissimi, che cosa facciamo? Al nostro cappotto andiamo ad utilizzare dei manicotti di pelo che vengono messi e che sono in pandan con il nostro copricapo, e così possiamo andare veramente anche a Cortina d'Ampezzo, cioè siamo a Perugia ma in verità siamo a Cortina d'Ampezzo, cioè abbiamo subito lo stile della montagna. Invece se vogliamo fare jogging o trekking possiamo indossare una fascia per capelli, per esempio, così di lana, che ci tiene caldo e rimane più leggera. Se no, addirittura, quelle che non scadono mai, ma che sono sempre di moda, sono le cappucce con pompon. Ecco qua. Queste sono un poco più sportive, ma vanno benissimo per regalarci questi grandi attimi nella neve. Non facendoci trovare, diciamo, imprevisti e improvvisati, vi ho dato alcuni consigli su come mantenerci caldi calducci per questi giorni della merla, ma soprattutto per questo periodo invernale, essendo sempre 3-3-3 chic. Ciao Gloria, alla prossima! Ciao Claudia, grazie di questi suggerimenti e grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Spunti e Spuntini termina qui, vi aspetto domani come sempre alle 13:15 e poi alle 19:00. Vi lascio alla programmazione di Teletruria. A domani.